Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke o Random Lock più brevemente. Nello scorso video ho finito tutto quanto il percorso 3, abbiamo affrontato i bambini, abbiamo sconfitto le maestre e anche il Team Plasma che ha rubato un Pokémon ad una bambina. Oggi ci aspetta la palestra di Zefiropoli, capopalestra Aloe o Aloe, una mamma nata. Dunque, il team è questo. Tart non penso lo userò, né ora né a breve tempo. Tempo. Cioè, non lo uso fra poco, insomma. Attenzione però perché c'è N! Attenzione! Vorrei davvero vedere quello che sfugge agli occhi degli altri. Gli ideali dei Pokémon nelle Pokéball, la verità sulla natura di un allenatore e un futuro in cui Pokémon possano essere veramente liberi. Lo desideri anche tu, vero? Diciamo di sì. Bene, io e i miei amici allora metteremo alla prova la forza dei tuoi desideri. Ci sta una lotta con N, ma me lo aspettavo tipo alla terza palestra. O meglio, io personalmente l'avrei messa alla terza palestra, perché ora è troppo presto. Ha un Gliscor. Prendo delle pigne da Gliscor io. È semplicemente forte. Ma perché hanno tutti quanti la difesa speciale più forte? Più Vischio. Ma non male, incrotuono? Non è terra, per fortuna non è terra. Almeno, sì, il tipo suo difficile. Non credo ci siano Pokémon che mantengono il loro tipo. È nitrocarica, però aumenta la velocità, non va bene. Ma era necessario? Attacco di Shaymin, poi quello era. Vabbè, comunque, facile sta lotta, eh. E uno è andato. Però ha fatto danni, eh. Mandiamo Hug, che ho pochi punti salute con Starry. Accipicchia. Ci vorrà ancora un po' prima che si evolva. Hug invece si evolve con la pietra idrica, che non ho. Devo trovarne una, speriamo. Alfa sì, Audino non si evolve. E tantomeno Pichu ora. Pichu si evolverà con l'amicizia al massimo, quindi lo porto in giro. Poi sale di un livello, si evolve ed è fatta. A parte che ci sono le sfide in doppio nell'erba fuori da Zefiropoli, quindi potrei anche farlo. E anche l'ultimo Pokémon di N è andato. Non male come lotta davvero. Bravo, eh? Il futuro è ancora imperscrutabile. Il destino del mondo incerto. Vabbè, hai ragione tu. Io e i miei amici non abbiamo ancora la forza necessaria per salvare tutti i Pokémon. Cambiare il mondo richiede uno sforzo di cui non siamo ancora capaci. Ho bisogno di più forza, di una forza indiscutibile che convinca tutti. So perfettamente dove trovare tale forza. È la stessa che ha accompagnato l'eroe che ha fondato Unima. Il Pokémon leggendario Zekrom. Io sarò il nuovo eroe e il tuo migliore amico. Convinto, eh? Però, andiamo a curarci, va. Spero solo che Aloe sia facile. La prima volta che ho dovuto combattere contro di lei ci ho perso 3 volte, mi pare. Era davvero forte. Qua mi sa che se va male perdiamo tutta la squadra. Se va bene, 2. Questo scheletro è stupendo. Ogni volta che lo guardo rimango a bocca aperta. A parte che il Pokémon era forte, non lei. Questo è un Pokémon di tipo drago. Deve essergli accaduto qualcosa mentre stava volando. Infatti si è fossilizzato proprio in questa posizione. È un Dragonite che è morto in piedi, punto. Ah, questa invece è solo una vecchia pietra che ho trovato nei pressi del deserto. Sebbene sia antica non ha alcun valore. Però è esposta perché è davvero bella. Non ha alcun valore, certo. E in fondo ti aspetta un capo palestra tanto forte quanto dolce. Per tua informazione, quel capo palestra si chiama Aloe ed è mia moglie. Andiamo, va. Buongiorno. Oi. Guido la guida. In fondo al museo c'è la palestra. Gli aspiranti sono attesi laggiù. È proprio una bella atmosfera, vero? No, più acqua. L'acqua fresca che con quest'estate torrida ci vuole. I Pokémon normali sono deboli contro quelli del tipo lotta. E io non ho Pokémon di tipo lotta. Devo trovare i libri. Sì, grazie, eh. Intanto sfidiamo pure sta gentaccia qua. Chi è, uno scolaro? Che fai, reagire i brizzozzi? Eh? Cioè, troppo espliciti? No, non va bene. Sì, sei un topo di biblioteca. Basta ora, torna dalla mamma che ti vuole sculacciare. Devi aiutarla con la cena. Ah, dov'è il primo libro? Oh, amici Pokémon. È la storia del primo incontro tra un bambino e un Pokémon. Ok, a fianco del bimbo c'è un Pokémon dalla pelliccia marrone. Oh, ed ecco anche il foglietto. Carissimi allenatori, sono lei, capo palestra. Ho nascosto in questa libreria 4 foglietti contenenti delle domande. Se risponderete correttamente alle mie domande, potrete sfidarmi. Questa è la prima domanda.
Qual è il Pokémon che avete incontrato per primo in questa palestra? Qua? Ah, Patrat! Era Patrat? Sì, è normale. Probabilmente. Corri con il fuoco in corpo e mettendo fumo dal capo. Di che libro si tratta? Ah, la locomotiva, certo. Sì, sì. Voglio la locomotiva. Sì, sì, è questo. Sono un genio. E devo lottare contro di lei. Va bene, va bene, va bene. Ah, ok. Facile, facile. Quindi ora posso andare a sfidare la capo palestra? Va bene. Ok. Sì, la struttura delle locomotive. Sinceramente non mi interessa. So come funziona una locomotiva. Cosa si cuoce in pentola è delizioso quando si mangia? Vicino all'entrata? Quindi intendi qui, vero? Dolce per Pokémon. Ah, i Puffin. Beh, certo. Prima erano le Pokémelle. Due librerie in fondo a sinistra. In fondo. Una a sinistra, due verso l'entrata, una sulla destra. Allora, cosa? Devo sconfiggere la bimba per andare dal capo palestra. È semplice, no? Non mi piace molto la situa. Empoleon, ma siamo scemi? Ma che è la sagra degli starter questa? Oh! È andato, meno male. Oh, santo cielo. Vai. Oh, alfa sia il 17, buono. Ho perso, ma ti ringrazio lo stesso. No, esplodi, per favore. Fammelo leggere, va. Sezione poi, vita di Tepig. Oh, non mi interessa Tepig, sarà pure bello, ma non mi interessa. Click, sì. Vai, sì, vabbè, l'animazione è carina. Flexiamo i poteri della scienza, il Green Freak, ma fammi andare a curare i Pokémon. Ho ovviamente Starry al primo posto perché, beh, è più forte. Salvare non serve a nulla perché, beh, se perdo, perdo. Allora, Aloe, salve. Ti do il benvenuto, sono Aloe, direttrice del museo e capo palestra di Zefiropoli. Iniziamo, sfidante! Voglio vedere come lotta la tua squadra di Pokémon che hai allenato con tanto amore. Davvero tanto amore, sì. Kimberly? Bel nome. Ecco, quella parnanza magari leviamola, eh. Game Freak, che dici? Però ha un Pokémon normale, non ha Pigro, però è forte. Forte, sì, non è male Slakoth, è perché ha Pigro. Quando diventa Slaking, infatti, riprende Pigro dopo spirito vivo di Vigoroth, perché è OP. Slaking ha un attacco devastante. La tua ultima mossa mi è servita per capire che tipo di allenatore sei. Uno che fa il randomizer? Non sovente, questa è una tantum. Vabbè, allora, Aloe. E ti voglio bene, però... No, non facciamo così, eh. Oddio, è acciaio o roccia? Perché non è molto efficace. Comunque sia, tuono, elettro, vuol dire, fa sia male, fa danno normale sia a acciaio che a roccia, quindi non si pone problema. Pidove! Che tipo sarà Pidove? Ah, Pidove, piccottino. Ah, questa è femmina, quindi un pheasant è diverso. Sì, le Unfezant femmine sono diverse da quelle maschi. Acqua. Non può essere volante. È fatta? Sono senza parole, anche io. Che stile impareggiabile, tanto... Ma è più forte l'allenatrice là fuori. Sei un allenatore degno di ricevere la medaglia base. Le basi queste infatti sono. E basi che perdo, se non sto attento. E devo allenare Pokémon, almeno tutti quanti al 20 devono raggiungere per il prossimo episodio. E un paio di livelli anche Pichu, che non gli fa male, serve all'amicizia. Con due medaglie ti obbediranno tutti i Pokémon fino al livello 30. Tieni, voglio darti anche questa MT. Devo allenare off screen per forza. E mi sembra che lei dà proprio questa MT, se non sbaglio, eh. Sì, lei da Nemesi. Allora semplicemente l'altra volta faceva proprio schifo la MT della prima palestra, va bene. Mami! Ma come? Ah, beh, lui chiama Mami, ok. Aiuto, sapessi che pasticcio! Quelli del Team Plasma sono venuti a prendersi il teschio del drago! Che cosa? Ma come osano? Link, vieni anche tu! E come quanto corre, signora? Aspetti! Ecco, vengo. Io sono piccolo, ho le gambe corte. Guarda, vedi quanto tempo ci metto a fare i due passi? Vediamo un po' sto teschio, dai. Ah! Ehi, voi che combinate? Giù le mani!
ma guarda chi c'è, il capo palestra. Ci spiace, ma ora il teschio del drago è nostro. Ci serve per ridare la libertà ai Pokémon. Ma non è vero. Te lo rubiamo da sotto il naso, così capirai che non scherziamo. Cioè, loro hanno atteso che arrivasse il capo palestra per prendersi il teschio. Ed ora i fumogeni. Plasma! Tu. Plasma! Che effetti. La camminata drammatica. Ma come? Cosa? Dobbiamo inseguirli! Andranno sicuramente al bosco girandola. Oddio, come si chiama il bosco qui? Ehi, Aloe, allora hai trovato qualche bel fossile? Perché? Ti manca l'ispirazione? Che cattiva, oh, perché? Oh, calmati! Non hai una gran considerazione di lui, vero? Sono qui solo di passaggio. Sembrate in difficoltà, cos'è successo? Cos'è successo? Qualcuno ha rubato uno dei nostri pezzi! A posto, è arrivata Belle, si risolve tutto. Anche Comor, allora la festa è al completo. Vabbè, bando alle ciance. Dividiamoci, vado da questa parte. Comor e Belle, voi due restate qui al museo. Artemisio e Link, voi due dal bosco girandola. Tu gli farai da guida, ok? Forza, non indugiate oltre. Va bene. Allora tu devi essere Link, giusto? Che dici? Partiamo? Andiamo a stanare questi ladri. Non lo so, non è perché, però mi esce. Avete presente il demone del ballo dei Teen Titans? Mi esce in quella maniera. Se ti avvicini c'è la fisarmonica, se ti allontani no. E infatti non si sente già più. Ok. Ah, ma questo è un posto pieno di allenatories. Da questo punto inizia il bosco girandola. Se si sono rifugiati da queste parti sarà difficile trovarli. Vabbè, dai, non mi vende, fa la voce strana. Ah, lei è un'infermiera che guarisce i Pokémon. Cattura i Pokémon qui all'interno. Ok? Dunque, per attraversare il bosco girandola ci sono due modi. Prendere la strada dritta o seguire quella che si inoltra nel bosco. Io inseguo i tipi procedendo per la strada dritta. Tu invece passa di qua e accertati che non si siano nascosti dentro il bosco. Che gentile Artemisio che ci lascia fare la panoramica però, eh? Vabbè, a sto punto, dato che voglio fare la cattura, sarebbe meglio fare la cattura qui fuori, dove c'è anche l'infermiera. Ok, Pokémon. Corsola. Come lo chiamo, Corsola? Terra Drago! Bello, bellissimo. Questo Pokémon non andrà mai KO. Non deve. Domini. Che si potrebbe anche leggere Domini. Capito? Beh, posso fare un bel montaggio, no? Dai, facciamolo. Ah, ma qui c'è quello di Team Plasma. Che montaggio faccio allora? E siamo quindi arrivati al capo linea. Oh, è fatta. Ecco, dammi sto teschio, va. Bello. E così non potremo realizzare né i nostri desideri né quelli del sovrano. Chi è? Non è Gekis. Non temete. La fedeltà che avete giurato al sovrano vi fa onore. Oh, eccellenza. Sono mortificato. Ci hanno sottratto il teschio. Dopo tutta la fatica fatta per rubarlo. Non mi pare. Non importa. Lasciamo stare il teschio del drago. Dalle nostre ricerche risulta che non c'entra niente con il Pokémon leggendario che stiamo cercando. E dircelo prima, no! Dobbiamo fare in modo che in futuro nessuna possa più metterci i bastoni tra le ruote. Ah, volevo uccidermi? Ah, sono arrivato al momento giusto! I Pokémon Coleotter erano agitati e così ho capito che stava succedendo qualcosa. Sei venuto a consolare i tuoi compari che ho appena battuto? Link, Artemisio! Non ho trovato niente perquisendo degli altri mascalzoni. E questo chi è, il loro capo? Io sono uno dei sette saggi e faccio parte del Team Plasma. Gekis usa le parole per predicare la liberazione dei Pokémon. Noi altri saggi passiamo all'azione dando ordine ai nostri uomini di impossessarsi dei Pokémon con la forza. Una posizione scomoda la nostra.
Ma chi vedo qui? Artemisio, esperto di Pokémon di tipo coleottero, e Aloe, specializzata in quelli di tipo normale. Conosci te stesso e il tuo nemico e non avrai timore di affrontare 100 lotte. Così dice il proverbio. Per ora reputo preferibile la ritirata. Va bene. Il nostro obiettivo è sottrarre i Pokémon agli allenatori per poterli liberare. Toh, tieni, te li do ora, va bene. Aspetterò impazientemente il momento giusto. Impaziente, vabbè, comunque, il senso era quello. Un tipo che non perde tempo, e infatti ha perso mezz'ora a parlare. Lo inseguiamo? Meglio di no. Abbiamo recuperato il teschio e questo per ora può bastare. Se li mettiamo troppo alle strette, chissà cosa saranno capaci di fare. Bene, allora io vado. Ciao pure a te, ti aspetto all'Austropoli nella mia palestra. Non vedo l'ora di accettare la tua sfida. Anch'io non vedo l'ora, magari fra un paio di episodes. Allora, Link! Ce l'hai ancora tu il teschio del drago, vero? Prego, tieni. Sei molto gentile. La tua squadra di Pokémon è sicuramente molto felice insieme a te. Pietra lunare. Wow, bene. Qui ci tengono molto a farci sapere che i Pokémon sono felici con gli allenatori, quando invece il Team Plasma cerca di rubarli perché sono schiavi e quindi infelici. Allora, passando per questa strada dovrai uscire, ma... ci sono allenatori. Che paura, che paura. Che paura. Basta. Troppo. Tutti leggendari, troppi nemici, troppe... Devo andare a comprare roba. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. In descrizione trovate ovviamente i link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!